Sono un ottimo indicatore della salute e dell'ambiente, per questo sono venuta a visitare un centro di tutela pipistrelli che si trova vicino a Roma. Qui ci sono dei veri esperti, voglio capire da loro cosa racconta della salute degli ecosistemi la presenza di pipistrelli. I pipistrelli sono tante specie diverse in Italia, li accumulano. Quindi, siccome i pipistrelli vivono a lungo, se ci sono dei pipistrelli significa che riescono a sopravvivere nonostante i veleni che ci sono in giro. Vicino a casa vostra vi capita ancora di vedere dei pipistrelli volare? Se non ce ne sono più e un tempo ce n'erano, probabilmente si è fatto molto uso di pesticidi. Quando c'è troppo veleno, i pipistrelli decidono di traslocare. È importante non soltanto la presenza, ma vedere come variano nel tempo. Il lavoro, per esempio, che stiamo facendo nel Lazio e che dovrebbe fare tutta Italia, perché l'Italia ha firmato un accordo europeo, è quello di monitorare le colonie nel Lazio, quindi vedere nel tempo se una colonia ha dei cambiamenti nel numero degli individui presenti, e questo è importante per riuscire a individuare se ci possono essere delle problematiche nel territorio circostante. Ci sono anche i pipistrelli di gomma. Wow.